Nella scena finale del film Jojo Rabbit, uscito nel 2019, i due protagonisti, un bambino tedesco e un'adolescente ebrea, ballano sulle note di David Bowie. Certo, una scelta musicale piuttosto anacronistica, ma la scena è bella e commovente. I due ballano perché finalmente la guerra è finita e si può tornare a una vita normale. In Italia, subito dopo la fine della guerra, probabilmente qualcuno ha ballato. Qualcun altro magari non ne aveva voglia, non ne aveva la forza, o semplicemente non amava ballare. Però credo che, anche solo per poco, quel senso di leggerezza dei protagonisti di Jojo Rabbit abbia coinvolto anche gli italiani e le italiane. Dopo la leggerezza, però, è arrivata subito la fatica, quella di ricostruire un paese dalle fondamenta. Dopo 20 anni di fascismo e 2 di guerra civile, l'Italia era in ginocchio e di fronte a scelte importanti da fare, scelte che gli italiani e le italiane hanno preso con coraggio e lungimiranza. Sono stati uniti, poi divisi, poi di nuovo uniti. Hanno litigato molto su temi nobili e importanti, come la politica e il futuro dell'Europa, ma anche su cose più terrene, su chi fosse il ciclista più forte tra Fausto Coppi e Gino Bartali, su chi meritasse di vincere il primo Festival di Sanremo, su chi avrebbe trionfato nel primo campionato di calcio post-bellico. Questi milioni di italiani e italiane che fino a quel momento potevano spostarsi solo in bicicletta, lentamente hanno potuto permettersi le prime automobili, le prime moto e i primi televisori dove guardare insieme i primi programmi della RAI. Oggi ti racconto gli anni 50 italiani, gli anni della speranza e della rinascita. Non sempre facili, ma sicuramente affascinanti. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! Può sembrare un po' illogico, ma in realtà gli anni 50 italiani iniziano nel 1948. Come abbiamo raccontato nel precedente episodio di Storia di Salvatore Racconta, il numero 74, dal 1 gennaio di quell'anno entra in vigore la Costituzione della neonata Repubblica Italiana. L'hanno scritta insieme i rappresentanti, eletti dal popolo, dei principali partiti antifascisti, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Liberale, eccetera. Come era prevedibile, dopo la fine del fascismo, le differenze di visione tra i vari partiti erano emerse con grande forza e già durante la scrittura della Costituzione erano volati gli stracci, soprattutto tra il blocco di sinistra, formato dai socialisti e comunisti, e il partito centrista e cattolico della Democrazia Cristiana. Il pomo della discordia, in quel periodo così delicato, è il posizionamento internazionale dell'Italia. Il presidente del Consiglio è il democristiano Alcide De Gasperi, un uomo molto legato al Vaticano e agli Stati Uniti, e che ovviamente guarda con favore al modello americano di sviluppo. Del resto, al congresso di Yalta, i leader delle potenze vincitrici hanno deciso che i paesi dell'Europa occidentale entreranno nella sfera di influenza americana. Eppure in Italia la cosa non è così ovvia, perché al governo, con il democristiano De Gasperi, ci sono esponenti del Partito Comunista, legato ideologicamente all'Unione Sovietica, legato ideologicamente
e finanziariamente all'Unione Sovietica. È chiaro a tutti che si tratta di un equilibrio appeso a un filo che si spezza già nel 1947, quando De Gasperi parte per Washington a negoziare un piano di aiuti con gli Stati Uniti. L'Italia è in una posizione delicata, anche se ormai è una repubblica antifascista, era entrata in guerra sotto il fascismo a fianco di Hitler. Dunque, secondo il diritto internazionale, è un paese sconfitto. Chiedere aiuto agli Stati Uniti è possibile, certo, a patto però di presentarsi con il cappello in mano e di accettare le loro condizioni, una su tutte, isolare il Partito Comunista. La Guerra Fredda sta per iniziare e gli americani non vogliono subito una spina nel fianco in un territorio così delicato come l'Italia. Così De Gasperi torna da Washington a Roma e allontana dal governo i socialisti e i comunisti. L'alleanza antifascista non esiste più. Ormai non c'è più da combattere un nemico temibile, ma da scegliere il futuro dell'Italia. E per quel futuro i piani dei democristiani e dei comunisti sono incompatibili. Così si preparano le prime elezioni politiche del dopoguerra, quelle che eleggeranno il primo Parlamento dell'Italia repubblicana. Il Partito Socialista e il Partito Comunista decidono di partecipare con una lista elettorale comune. La chiamano il Fronte Popolare e come simbolo scelgono la faccia dell'eroe risorgimentale Giuseppe Garibaldi. Sono convinti delle loro possibilità di vincere. I comunisti in particolare sono molto radicati nel territorio, con più di 3 milioni di iscritti al partito in tutta Italia. Il programma elettorale è radicale. Parla di salari uguali per tutti e nazionalizzazione delle industrie, anche se naturalmente non fa il minimo riferimento alla situazione internazionale, né tantomeno all'Unione Sovietica. La Democrazia Cristiana partecipa da sola alle elezioni e non ha ancora la presenza capillare di militanti e iscritti che invece hanno i comunisti. Non gli serve in realtà, perché i democristiani, dalla loro parte, hanno l'appoggio della Chiesa, il che significa quello di tutte le piccole e grandi parrocchie di ogni singolo paese della penisola. I democristiani in queste elezioni capiscono bene una cosa: non è importante convincere gli elettori a votare per loro, ma è fondamentale convincerli a non votare per i comunisti. Nei manifesti elettorali dell'epoca mostrano ad esempio scheletri spaventosi vestiti da soldati dell'Armata Rossa, o mani diaboliche con tatuati sopra una falce e un martello, pronte a prendersi case, fattorie, proprietà. Ci sono altri partiti, naturalmente, ma in questo momento storico sono marginali. Ad esempio, a destra, c'è il Partito Nazionale Monarchico, che contesta la nascita della Repubblica, e anche un piccolo partito che si chiama MSI, Movimento Sociale Italiano. I suoi dirigenti erano membri del Partito Fascista e poi sostenitori della Repubblica di Salò, lo stato collaborazionista dei nazisti durante la guerra civile. In poche parole, sono post-fascisti, più fascisti che post. Nel clima bollente di quella campagna elettorale, gli italiani si dividono anche tra i due grandi sportivi dell'epoca, i ciclisti Gino Bartali e Fausto Coppi. Qualche giornalista prova a fare dei parallelismi, Bartali e Coppi come democristiani e comunisti. Ma in realtà non funziona così, anche perché entrambi i ciclisti votano per l'ADC. Come finirà? Si vota il 18 e il 19 aprile e subito dopo il voto il risultato è chiaro. Non solo Coppi e Bartali hanno votato per l'ADC. La Democrazia Cristiana ha vinto ottenendo il 48% dei voti, la maggioranza assoluta. Al Fronte Popolare di socialisti e comunisti va solo il 30% e gli altri si dividono tutto il resto. Alcide De Gasperi ha vinto la sua battaglia, ha convinto gli italiani che la moderazione è un valore, che è meglio fidarsi dei finanziamenti americani e del mantenimento dello status quo piuttosto che credere
alle pericolose promesse rivoluzionarie della sinistra. L'Italia ha scelto per la prudenza e la tranquillità, e questo sarà un segno distintivo del suo carattere per i prossimi decenni. Nel 1948, ovviamente, ancora non lo sa nessuno, ma la Democrazia Cristiana sarà al potere per circa i prossimi 50 anni, anche se tra tante contraddizioni e trasformazioni. Intanto però c'è da fare i primi passi chiari per la ricostruzione dell'Italia. Arrivano i soldi del piano di aiuti organizzato dagli Stati Uniti, il piano Marshall, e nel frattempo l'Italia diventa uno dei paesi fondatori della NATO, l'Alleanza Atlantica. A quanto pare, che un paese fondatore della NATO abbia un partito comunista con 3 milioni di iscritti sembra una contraddizione trascurabile. Gli sforzi del governo democristiano lavorano in due direzioni: ricostruire l'Italia e ridarle dignità sullo scenario internazionale. Così, dopo l'ingresso nella NATO, l'Italia ottiene anche quello nell'ONU e ospita a Roma i lavori per la creazione della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, diretta antenata dell'attuale Unione Europea. Tutte cose che fino a pochi anni prima sembravano impossibili. Negli stessi anni, gli aiuti finanziari americani danno una spinta fondamentale alla ripartenza dell'economia. Già nel 1946, Enrico Piaggio aveva messo in commercio un motorino piccolo ed economico, destinato a diventare un simbolo degli anni 50 italiani, la Vespa, e si diffondono con velocità anche le prime automobili. Il modello più economico in commercio esiste già da un po' di tempo e adesso è pronto a fare il botto, la Fiat 500. Ma non sono solo i motori a spingere l'Italia, c'è anche il ruolo dell'intrattenimento. Nel 1951, la piccola città ligure di Sanremo, famosa per il suo casinò, ospita la prima edizione del Festival della Canzone Italiana. A vincere è la cantante Nilla Pizzi, con il brano Grazie dei Fiori. Una canzone molto melodica, come nel gusto dell'epoca. Tre anni dopo, nel 1954, iniziano le trasmissioni televisive della Rai. Il televisore in casa è ancora un lusso per pochi, ma la Rai organizza punti pubblici di ascolto collettivo, soprattutto per i suoi programmi di pubblica utilità, come il famoso Non è mai troppo tardi, dove un vero maestro di scuola insegna i concetti elementari davanti a una lavagna, per tutti quegli adulti analfabeti ancora presenti in Italia. E non è finita qui. Grazie allo zelo di un giovane sottosegretario di nome Giulio Andreotti, di lui parleremo moltissimo, spicca il volo il progetto di Cinecittà, l'ambiziosa Hollywood sul Tevere, ovvero una serie di studi cinematografici costruiti nella periferia di Roma per ospitare grandi produzioni internazionali. In quel periodo vanno forte i Colossal, ambientati in contesti biblici o classici, e Roma naturalmente ha molto da offrire a riguardo. Due grandi film dell'epoca, girati in parte nella città eterna, sono per esempio Quo Vadis e Ben-Hur. Gli anni 50 però non sono tutti rose e fiori, e non mancano i problemi, soprattutto di natura politica. Innanzitutto, l'Italia perde il controllo sulle sue ex colonie africane, ma quasi nessuno, per il momento, fa i conti con i crimini e le responsabilità del colonialismo. A fare i conti con la storia, in quel periodo, è soprattutto il Partito Comunista. Nel 1953 muore Stalin. Il giornale ufficiale del PCI lo annuncia con un titolo che oggi lascia impietriti: Gloria eterna all'uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e per il progresso dell'umanità. È un titolo agiografico, un po' grottesco, ma che in realtà nasconde un dibattito profondo dentro il mondo dei comunisti italiani. Alcuni cominciano concretamente a sospettare che il modello sovietico non sia proprio impeccabile. E la cosa peggiora tre anni dopo, quando i carri armati russi entrano a Budapest
per soffocare la rivoluzione d'Ungheria. In quell'occasione i comunisti approvano e i socialisti invece no, e le loro strade si separano per sempre. I democristiani nel frattempo continuano a governare. La DC vince le elezioni pure nel 53 e nel 58, anche se questa volta non da sola, ma con dei piccoli alleati moderati. Il grande partito centrista perde però il suo grande dirigente. Nel 54, infatti, muore De Gasperi, il vero artefice della grande stagione della rinascita e simbolo dell'Italia nel mondo. Dopo la morte di De Gasperi, improvvisamente vengono fuori tanti scheletri nell'armadio della Democrazia Cristiana. Il partito in quegli anni è diventato potente e sempre più persone vogliono un pezzo di quella torta. Insomma, negli anni 50 l'Italia è rinata. Il fascismo sembra acqua passata, l'economia cresce, c'è il benessere e sono quasi tutti contenti che i comunisti non abbiano vinto le elezioni. La parola d'ordine sembra per tutti solo una: tranquillità. Lavorare, risparmiare, andare in chiesa, a giocare a carte, ogni tanto anche al cinema o allo stadio. E poi guardare il ciclismo, che tanto, quando passa per le strade della tua città, lo puoi ammirare gratis. Inoltre, una piccola, grande soddisfazione. Nel 1960 ci saranno i Giochi Olimpici e il governo ha ottenuto che si tengano a Roma. Sembra tutto perfetto, quasi idilliaco, e infatti non è molto vero. 10 anni sono tanti, ci sono dentro tante cose, e tante novità sono pronte ad arrivare sullo scenario italiano del decennio successivo. Gli anni 60 saranno quelli della dolce vita, ma anche dei primi scontri di piazza e della nascita del terrorismo politico. Questa però è una storia di cui parleremo la prossima volta. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!